Mondo Becker in collaborazione con Sport Piacenza presenta gli appuntamenti biancorossi in onda in questo weekend. Si parte dal venerdì sera con la Serie D Podenzano Becker che giocherà in casa contro la Torre. Palla 2 dalle ore 20:45. Serie D, venerdì sera, dopo la sconfitta di sabato scorso, affronteremo sempre in trasferta la Torre. Giocheremo da loro. All'andata abbiamo fatto poco, abbiamo fatto una partita a due facce. Cerchiamo di dare continuità alle cose positive che stiamo facendo in questi ultimi incontri. Dobbiamo dare concretezza a tutto il bene che nella partita stessa, anche sabato, abbiamo fatto, cercando di limare gli errori o le ingenuità che invece ci portano regolarmente alla sconfitta. Si prosegue al sabato con quattro match targati Becker di Piacenza. Alle 15:30 daranno il via gli under 14 di Alessandro Bernini in campo nel Fortino di Podenzano contro Cavriago. Prossima partita in casa per gli under 14 contro Cavriago, per ora ancora imbattuti. Veramente una squadra forte che potrebbe anche giocare in elite. Noi affronteremo questa partita ovviamente con l'idea di dare il meglio di noi stessi, per provare anche l'impresa, perché no, e per provare tutti a vedere quanto siamo migliorati nel corso di questi primi mesi. Alla stessa ora, ma invece sul parquet del Pala Becchery, saranno in campo gli esordienti di Roberto Spagnoli alle 15:30 contro Sarmato. Si vola alle 17:15 con gli Aquilotti 2009 di Giulio Coppeta, che giocheranno al Pala Becchery di Piacenza contro Fiorenzuola. Si chiude con il botto, perché alle 21 la Serie B Becchery Piacenza di coach Federico Campanella sarà in campo al Pala Becchery di Piacenza contro Teramo per la 21esima giornata del campionato di Serie B Girone C. Vogliamo tutti quanti al Pala Becchery per tifare i biancorossi. Chiuso il capitolo del sabato, si può aprire quello ampissimo della domenica con 5 partite biancorosse. Alle 10:30 sono gli Aquilotti 2010 ad aprire le danze contro Basket Sole in trasferta. Solamente mezz'ora più tardi, vale a dire alle 11, gli Under 13 Gold di Matteo Brambilla saranno in campo in casa contro Masi. Domenica mattina, altro incontro clou per la nostra Under 13 contro i bolognesi del Masi. Altra formazione di spessore che metterà alla prova le capacità dei nostri Under 13. Allenamenti in settimana svolti con qualche piccolo infortunio, ma svolti comunque con grande attenzione, grande concentrazione, sicuramente in miglioramento rispetto all'ultimo periodo. Quindi domenica mattina aspettiamo tutti Under 13 contro la Masi Bologna alle ore 11. 15:30 è l'orario degli Under 16 in trasferta contro Bagnolo. Prossima partita per gli Under 16, sempre in trasferta a Bagnolo contro Heron Basket. Sarà una partita ostica nonostante la loro classifica, perché sono una squadra scomoda soprattutto dal punto di vista fisico. Noi dobbiamo rifarci, anche se la sconfitta della scorsa giornata non ha smosso la classifica, quindi non è stata dannosa, però abbiamo bisogno di entrare con entusiasmo e vincere questa partita in trasferta. Un'ora e mezza più tardi, alle 17, gli Under 15 Gold di Simone Zamboni andranno in trasferta contro Vico. Sì, l'Under 15 viaggia verso Parma, seconda trasferta consecutiva. Affrontiamo Vicus, che è l'unione tra le società Vico e Cus Parma. Una formazione tra le tre che ambiscono a vincere il girone, una formazione molto competitiva. Come dico nell'ultimo periodo ai ragazzi, dobbiamo cercare, rispetto all'andata dove fummo completamente travolti, dobbiamo cercare di rimanere in partita più a lungo possibile. Stiamo aumentando i tempi dove riusciamo a mettere intensità e aggressività e dobbiamo continuare su questa strada. Mentre alle 18 si chiude l'ampio weekend biancorosso con gli Under 18 di Claudio Coppeta in trasferta contro la Torre. Campionato Under 18. Finalmente si ricomincia dopo una lunga sosta dovuta ad alcuni spostamenti per esigenze delle squadre avversarie. Partita che disputeremo a Reggio Emilia contro la Torre.
una partita che ci dovrà mettere un attimo di fronte ad alcune responsabilità individuali, è un gioco di squadra. L'andata perso di poco, sarà una verifica per il lavoro fatto in questo mese. L'ultimo appuntamento della classica settimana lunga per la Becker di Piacenza è quello di mercoledì 12 febbraio alle 19.45, quando il CSI Juniores andrà in campo contro Castiglione. Un grosso in bocca al lupo a tutti quanti e ovviamente forza Beccheri!